È arrivato il momento dei portachiavi. Sì, perché in questo periodo sono in molti a chiedere come si realizzano i portachiavi personalizzati, soprattutto per le varie feste a cui stiamo andando incontro. Quindi festa della mamma, festa del papà, vi faccio vedere come si fa. Oggi andiamo a vedere come si realizzano i portachiavi in pelle con il nome. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è quella di far clic su questo pulsantino, quindi testo, per aggiungere appunto il testo. Io scrivo Steffi. Ho utilizzato questo tipo di font che è Mutiara, ma potete utilizzare il font che desiderate. Per farvi vedere meglio andrò a mettere un altro colore e indicativamente a me va bene così, cioè anche la spaziatura tra i caratteri non devo andarla a cambiare. Se la volete cambiare potete aumentarla qui, quindi da questa casellina in alto vedete che se faccio così aumenta la spaziatura dei caratteri. Se la voglio diminuire faccio clic con la freccetta verso il basso. Se lo voglio lasciare a 0, quindi a quella di default, vado a fare clic qua su combina e poi fondi. In questo modo ho fatto la fusione della mia scritta perché andrò a tagliarne una parte con il termovinile. Ora vado a ridimensionare, quindi andate a mettere della dimensione che vi occorre. Ingrandisco un pochino anche l'area di progettazione in modo che voi possiate vedere meglio. Chiaramente non dovete fare una cosa, un portachiavi gigantesco. E andiamo ad aggiungere un offset. In questo caso qui 0,6 è un po' grande, possiamo ridurlo, mettiamo per esempio 0,4 e facciamo clic qua sul pulsante applica. Una volta applicato il mio offset posso lasciarlo così, quindi con lo spazio qua, oppure posso anche andare a eliminare lo spazio, quindi seleziono il livello offset, faccio clic qua sul pulsante sagoma, vedete che c'è questo triangolino, lo seleziono e poi chiudo. Vedete che adesso questo spazio non c'è più. Ora prendo la scritta temporaneamente e la sposto un attimo. Vado a duplicare il mio offset facendo clic qua sul pulsante duplica e vado a posizionarlo alla stessa altezza, ma faccio capovolgi orizzontalmente. Ora seleziono entrambi e faccio allinea in alto. In questo modo vedete che sono allineati. Dal pulsante forme adesso aggiungo un quadrato. Lo vado a mettere sempre di colore nero. Per trasformarlo in rettangolo, come sempre, faccio clic qua sul lucchetto per sbloccare le proporzioni. Quindi vado a fare una cosa di questo genere. E lo vado a posizionare qui. La larghezza dovete deciderla, non tanto la lunghezza, ma la larghezza dovete deciderla voi in base anche all'anellino, diciamo così, portachiavi che avete a disposizione. Questo lo possiamo andare a mettere qua sotto, quindi per ultimo livello perché va in secondo piano, e lo dobbiamo mettere centrato. Per metterlo centrato rispetto a queste due dobbiamo andare a selezionare i due offset e fare temporaneamente un gruppo. Una volta che abbiamo creato il gruppo dei due offset selezioniamo il rettangolo, selezioniamo il gruppo e poi facciamo allinea centro orizzontalmente. Attenzione, perché non è detto che comunque la centratura orizzontale in questo caso venga perfetta. Comunque facciamo centro orizzontalmente, scusate, centro verticalmente, e vedete che la centratura non viene perfetta in questo caso, proprio perché va a centrarlo più verso il basso. Si può fare ugualmente, però diciamo che io vi consiglio di fare una cosa di questo genere, quindi andarlo a mettere qua a questa altezza, sicuramente è più bello da vedere. Ora dobbiamo fare solo più un'ultima cosa, selezionare tutto e fare clic su pulsante combina e poi unifica. Unifica ci permette di andare a fondere il tutto come abbiamo fatto prima con il pulsante combina e poi fondi, però la differenza è che qua siamo ancora in tempo per cambiare, quindi se per caso quando andate a fare il taglio non vi piace come rettangolo, volete cambiarlo, vedete che se vado a selezionarlo lo posso ancora cambiare in realtà. Quindi
Se volete apportare alcune modifiche potete ancora farlo, a differenza del pulsante combina i fondi. Ora, questo qui lo vado a mettere di nuovo, facciamo dispone in primo piano, chiaramente lo metto qui in area di progettazione preciso, ma tanto andrò a tagliarlo a parte, quindi l'importante sarà poi l'applicazione. Qua dietro vedete voi, normalmente io dietro non metto niente perché sennò la scritta dovrebbe essere, cioè non viene poi perfetta, dovreste capovolgerla anche verticalmente per farla perfetta, però poi non coinciderebbe questo. Quindi il mio consiglio è di lasciare così com'è. Andiamo a salvare e scriviamo portachiavi nome. Una volta salvato, a questo punto andiamo a fare clic sul pulsante crea, ecco qua, per andare a vedere se abbiamo fatto tutto correttamente. Mettiamo sul tappetino, facciamo conferma, vedete che questo è l'elemento da taglio che andremo a tagliare utilizzando delle copelle, mentre questo è l'altro tappetino in cui andremo a tagliare il termovinile. Essendo termovinile vi ricordo che dovete specchiare, quindi fare una cosa di questo genere. A seconda delle copelle che avete potete andare a utilizzare impostazioni diverse di taglio. Quindi se facciamo clic sul pulsante continua dobbiamo collegare la macchina, io scelgo una Maker 3 e eccola qua, e andiamo adesso a vedere quali sono i materiali possibili. Allora, questa che è il tappetino per in cui andrò a tagliare le copelle, andiamo a far clic qua su sfoglio tutti i materiali, possiamo mettere l'ether e vedete che ce ne sono diversi, quindi c'è la finta pelle ma quella proprio sottilissima, la vera pelle ma in questo caso io andrò a utilizzare una copelle. C'è un indumento di spessore medio in pelle, oppure c'è la pelle metallizzata o la pelle brillante, che è quella che queste due vi consiglio se state utilizzando, o per meglio dire è l'impostazione che andrò a utilizzare io. Eventualmente se una pelle un po' più spessa potete anche utilizzare questo, quindi cuoio per accessori. Io come vi dicevo andrò a mettere pelle brillante, questa qui. Ora andiamo a eseguire il taglio e poi andiamo a vedere come assemblare il tutto. Questa è le copelle che ho appena tagliato, vedete che è carina, diciamo che è una copelle glitterata e è anche un po' olografica, vedete che cambia un po' il colore a seconda di come la muovo. Ora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è prendere il termovinile che siamo andati a tagliare, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Ho scelto un termovinile glitterato color oro. Ora vado a posizionarlo qui sopra, quindi in corrispondenza dell'offset che avevo creato. Lo faccio vedere di nuovo un po' da vicino perché con le luci che riflettono non si vede benissimo. Ora vado a prendere la mia mini Easy Press, quindi questa qua, e come potete notare l'ho impostato alla seconda tacca. Ora passiamo utilizzando un foglio di carta forno o di butcher paper o carta bisiliconata, quindi andiamo a metterla qua sopra e adesso andiamo a trasferire il nostro termovinile. Vi ricordo che se state utilizzando quello di Cricut impiegate circa 30 secondi. Terminato il tempo di trasferimento andiamo a togliere la mini Easy Press e a seconda del termovinile che state utilizzando dovrete andare a fare lo stacco del liner a caldo o a freddo. Se state usando quelli di Cricut lo stacco del liner va eseguito a freddo. Una volta raffreddato il liner andiamo a fare lo stacco semplicemente in questo modo, lo faccio vedere un pochino più da vicino ed eccolo qua, guardate che carina che sta venendo. A questo punto dobbiamo andare a posizionare il nostro anellino, chiamiamolo così, portachiavi, quindi dovete semplicemente piegare un po' la pelle in questo modo e farlo entrare. Vedete che comunque è molto semplice e ora
piegatelo così in modo da far combaciare il lato superiore con quello inferiore e andiamo a incollare il tutto. La prima cosa che però vi consiglio di fare è di andare a incollare qui, cioè in corrispondenza dell'aggancio appunto del nostro portachiavi. Non lo incollate proprio attaccato, perché un minimo di gioco lo deve avere, quindi incollatelo appena qui al bordo del rettangolo che avete fatto. Per incollarlo potete utilizzare una colla acetovinilica come questa, oppure potete meglio ancora andare a utilizzare l'HT2 della Gutermann, si trova anche sul sito di Necchi. Questa è ottima per i tessuti e va diciamo fissata a caldo con il calore. Ed eccolo qui il risultato, guardate quanto è carina. Una volta incollato vedete che da questa parte io l'ho lasciato così, quindi senza scritta, mentre da quest'altra ho inserito la scritta. Ve la faccio vedere il più da vicino possibile. Guardate, è molto bello. Poi si possono utilizzare tanti tipi di pelle diverse, ovviamente tanti termovinili diversi, e come avete notato è un progetto veramente da 2 minuti, quindi potete proporlo tranquillamente ai vostri clienti anche a prezzi relativamente contenuti, proprio perché non impiegate tanto a realizzarli. A questo punto il tutorial è terminato. Come sempre vi ricordo che potete trovarne tanti altri sul sito internet mycricut.it, che potete iscrivervi al gruppo Facebook Cricut e Silhouette Italia.